parte conclusiva della gara, calo perfettamente logico in questo avvio di stagione. Gran parte nella tutto sommato convincente gara dei Granata ha avuto il brasiliano Junior, vero protagonista della partita. Un atleta completo che costruisce, dialoga, attacca, tira, difende e motiva ogni sua azione con manovre concrete e stringate. Al suo fianco un buon Dossena ed un ottimo Zaccarelli hanno cernierato, in modo si potrebbe dire ottimale, il centrocampo Granata, che in questo momento, a mio avviso, è la parte di maggior rilievo dell'intera compagine. E adesso preghiamo la regia di mandare in onda le immagini, commentiamo insieme quello che è successo sul campo questa sera. Erano presenti 20.000 spettatori, attacca la Cremonese, al secondo va in gol, azione di Chiorri, tocco per il terzino Galvani, sul cui centro si trova puntuale e smarcato Nicoletti. 1-0. Al 18° ancora i lombardi pericolosi, gran tiro di Nicoletti è neutralizzato da Copparoni. 2 minuti dopo ancora un rischio per la rete Granata, ma Viganò tira dritto sul portiere. Il Torino si scuote ad una pregevole punizione di Junior deviata in angolo da Borin. Poco dopo la mezz'ora il Torino pareggia, corner di Junior e azzeccato colpo di testa di Schachner, 1-1. Subito dopo, su cross di Beruatto e correzione di Comi, Schachner potrebbe fare il... ma colpisce male il pallone. La testa di Comi e... al 36esimo, nitido assist di Junior per Zaccarelli. Il capitano davanti a Borin e non sbaglia. 2-1. Al 6° della ripresa, a seguito di un suo calcio d'angolo, Junior mette teso al centro, testa di Corradini e traversa piena. Al 13esimo l'ultimo gol, tocco di Dossena per Comi, pallone a Junior, e colazione che serve Comi, Dossena ha servito Comi, il cross teso, gran sinistro di Junior e bersaglio centrato, 3-1. Prima della fine ancora una gran legnata, qui vedete l'esultanza di Junior, ancora una gran legnata di Mazzoni deviata in angolo da Copparoni, e 5 minuti prima della fine una violenta bordata di Bencini che chiama Copparoni ad un altro pregevole intervento.